provincia di Roma porta a Copenaghen, al vertice ONU sui cambiamenti climatici, la sua ricetta per favorire lo sviluppo sostenibile. Riqualificazione delle reti idriche, riduzione dei rifiuti e aumento della raccolta differenziata, mobilità sostenibile e acquisti pubblici verdi. E poi ancora sviluppo delle energie alternative, agricoltura biologica e filiera corta, pianificazione territoriale e tutela delle biodiversità. Sono alcune delle sfide contenute nel piano provincia di Kyoto per la sostenibilità ambientale che il presidente Zingaretti illustra a Copenaghen all'interno di un convegno su come le amministrazioni locali possano realmente contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. L'invito a partecipare a questo vertice arriva alla fine di un anno che ha portato la provincia di Roma, grazie alle scelte fatte in campo ambientale, a vincere il premio Sfide 2009 del Ministero dell'Ambiente e la menzione speciale del Forum Internazionale Acquisti Verdi.